E mentre al gabinetto VSE si svolge Lo strega che vorrei fino al 23 marzo, con 5 presentazioni in Sala Ferrica a Palazzo Strozzi, noi siamo andati a chiedere al pubblico cosa sapevano del premio Strega. Che cos'è il premio Strega? Un premio letterario. Un premio letterario molto antico, abbastanza famoso. Viene dato a degli scrittori per dei libri di un certo spessore. So che è un premio letterario che premia sia una, che c'è cioè una categoria giovane e una categoria meno giovane, diciamo. Un premio letterario fra i più prestigiosi italiani. So che è un premio che viene dato comunque dei libri di un certo valore, di una certa importanza. E ci sono le nuove proposte. E molto spesso poi i vincitori diventano scrittori affermati. E mi vincono i migliori libri che si chiamano. Quando nasce il premio Strega? Tra gli anni 26, 27, 30. È stato istituito, credo, da un industriale di cuori, tanti anni fa. 47. 47. Qual è il simbolo del premio Strega? L'ho vista. Simbolo primo strega? Non lo so, un segnalibro. Potrebbe essere quello ufficiale, non lo conosco. Mi sembra che sia. Non me lo ricordo. Penso un'etichetta di cuore. Quando si svolge? Non lo so. Fine estate. Fine estate. Credo in primavera. Non mi ricordo il mese. Fine estate, mi sembra. No, settembre. Questo no, questa è la data, la so. So che ancora deve essere festeggiato. Chi ha vinto l'ultimo premio Strega? Comunque qualcosa sulla fabbrica. Non lo so, questo non lo ricordo proprio. Non lo so. L'ultimo premio Strega l'ha vinto la Gioia. Sulla fabbrica. Nel 2016, che libro vorrebbe fosse in cinquina nel premio Strega? Io non leggo molti libri di letteratura moderna, però mi piacerebbe un libro di poesia. Non è tra gli autori italiani contemporanei. Ho molti dubbi, in realtà non saprei perché. Sulla videoarte. Un libro sulla videoarte. Non so cosa sia il premio Strega. Elena Ferrante? Vorrebbe Elena Ferrante? Sì, ce l'ho, certo. Che non sono preparato nell'ultimo periodo sui scrittori recenti, quindi non ti sarei data una risposta. Elena Ferrante. Potrebbe essere. Chi vorrei al premio Strega? Non ho assolutamente idea. Ma neanche quelli odierni, anche i vecchi narratori, così. Ecco, chi vorrebbe Essere che qualificato. vincesse magari? A me piace tanto i romanzieri russi. Nessun italiano al premio Strega. Se io dovessi giudicare dalla scrittura, Maurizio, italiano vivente, Maurizio De Giovanni. Dostoevsky, Tolstoi, questa gente lì. Per ora sto leggendo, ho letto tutti i libri di Giulia Carcasi. Carcass. Carcasi, ecco. Mi piace molto, sì. Lei, se vincesse lei, mi piacerebbe, non so, Dacia Maraini. A me Niccolò Ammaniti è uno di quelli che. Leggo molte cose dell'Ottocento, quindi si fa la seduta spiritica. Anche lui. Ma guarda, ci metta anche lui, per favore. Chi? Di quel ragazzo mezzo marocchino e mezzo italiano che si chiama Il Combattente. Maggiani, perché l'adoro, Con quale però. libro? L'ultimo che ha scritto Titolo? è Il romanzo della nazione. Purtroppo la letteratura italiana non la seguo molto, seguo più gli stranieri, però non so, non saprei proprio. Un autore che vorrebbe fosse almeno nella cinquina. Sono tutti morti.